Tanto grazie a tutti di essere qui, anche di chi ha voluto organizzare questo incontro. Giancarlo Gentilini, esponente di primo piano della Lega, incita la folla vantandosi di aver bruciato due campi nomadi. Nel comune di Concaglio, in provincia di Brescia, un assessore organizza il Natale bianco, ovvero un Natale senza extracomunitari. L'amministrazione comunale di Gerenzano, in provincia di Varese, invita la cittadinanza a non vendere o affittare case agli stranieri, anche se in regola con i documenti di soggiorno. Il sindaco di Adolo escogita un innovativo metodo per contrastare l'arrivo degli zingari: scavare dei fossati lungo il perimetro del paese, rendendolo inaccessibile a robot e camper. A Roma un uomo si traveste da controllore, sale sull'autobus e chiede il biglietto e i documenti ai soli extracomunitari insultando, e smascherato da due veri controllori. A Brescia si tolgono le panchine dal centro per impedire che extracomunitari senza tetto le usino per dormire. A Verona, per maggior decoro, si installano le panchine antibarbone. A Brescia, la dottoressa rifiuta di curare una ragazza di etnia rom. Non ti curo, voi rom mi fate schifo. Si poteva andare avanti chissà quanto, ma mi viene in mente, era facile fino a un po' di anni fa additare come razzisti i sudafricani come trattano i neri, gli americani anche lì che tratto di razzisti, e ora che siamo noi a ricevere, che cosa fare? Ora che l'Italia è diventato un caso, cosa fare? Non lo so, è difficile dire da dove iniziare, però forse un punto potrebbe essere importante: provare a recuperare le nostre radici storiche, le nostre radici culturali, laddove per radici non intendo affatto la sagra della patata, la sagra della rana, la sagra della lumaca o l'ampollina di acqua sacra del popolo. No, per nostre radici intendo i nostri nonni che sono arrivati in Italia dopo la campagna di Russia mangiando topi, sono arrivati mezzi nudi, magari coperti sopra una coperta, esattamente come arrivano tante persone dei maratoni giù a Lampedusa. Le nostre radici sono i nostri nonni ex deportati, ancora vivi nei campi di concentramento. Le nostre radici sono anche i partigiani zingari, i partigiani rom e sinti che hanno combattuto per la libertà di questo paese. Le nostre radici sono persone come Mario Ligonistère. Io penso che queste siano le nostre radici. La nostra storia sono i tanti che hanno lasciato il sud per andare a lavorare a nord. Quella è la nostra storia. E allora penso che andando a recuperare questo nostro passato potremo essere più forti. Più forti per essere pronti a un futuro libero da paure. È l'esatto contrario di quello che si crede. Più abbiamo forza del nostro passato e più saremo pronti ad affrontare un mondo meravigliosamente colorato. E allora forse anche avendo le spalle così coperte potremo capire tante cose. Potremo capire, per esempio, che dietro il termine clandestino si celano tante persone, ognuna con la propria storia. Ricordo che a Genova, la mia città, incontrai un po' di anni fa un ragazzo, ci conoscemmo per caso,
E lui mi disse: sai, oggi è il primo giorno che esco di casa. Ma come mai? Sono rimasto chiuso per quasi un anno in una cantina. E cosa è successo? Allora mi raccontò la sua storia. Lui era un attore algerino e aveva messo in scena con altri elementi della sua compagnia teatrale uno spettacolo in Algeria che era piaciuto decisamente poco a dei terroristi che avevano pensato bene di uccidere tutti gli elementi della sua compagnia. C'era anche la sua fidanzata, ma insomma, per una serie di circostanze riuscì a scampare a questo massacro. E la zia che viveva a Genova gli disse: vieni subito a Genova, ti prova a nasconderlo. E visse nella cantina di questa signora per quasi un anno, senza mai uscire. E allora ci incontrammo in questo suo primo giorno di fuga dalla tana. E ci vedevo ancora in quell'inverno un paio di volte. E l'ultima volta che ci incontrammo mi disse: sai, io ho deciso di andare via, di ritornare in Algeria, perché qui in Italia non avevo futuro, non ho un soldo in tasca, sono un clandestino, non ho diritto all'asilo politico, e allora preferisco ritornare. Non so quello che accadrà, ma ritorno. E io da quel momento in poi non avevo più notizie di lui. Però lui mi lasciò una lettera e mi disse: guarda, ti prego, tutte le volte che puoi, leggila. E allora io, per concludere questo breve intervento, volevo leggere questa lettera. Io abitavo in un paese che si chiama Algeria. Amo la vita e amo quello che faccio. Il mio lavoro è un messaggio per il mio popolo. In un paese che sta lottando per una causa giusta, che si chiama democrazia, mi hanno condannato a morte perché le mie idee sono diverse dalle loro. Mi hanno condannato perché sono un uomo di teatro. Mi hanno condannato a morte perché mi esprimo attraverso il mio lavoro, perché ho detto quello che penso di questi fondamentalisti che hanno monopolizzato la religione. Adesso sono in un paese che si chiama Italia e sa cosa significa democrazia e cosa significa immigrazione. Fuggire da un inferno per trovare un altro inferno. Ecco, allora a lui volevo proprio dedicare questo intervento. Non so, io penso che a volte noi la storia la conosciamo solo attraverso la televisione, attraverso il cinema, buono o cattivo che sia, però è sempre una storia che non tocchiamo con mano. Ricordate qualche tempo fa c'era chi voleva dare il premio Nobel a Lampedusani per come avevano raccolto i barconi? Ecco, io penso che questa sia una grande sciocchezza. I lampedusani non sono migliori e peggiori dei veneti, dei lombardi o dei genovesi. Semplicemente hanno toccato la storia romana. E quando la storia la tocchi con le mani, quando sei sulla spiaggia e vedi delle persone sul barcone che stanno per affogare, qualcosa fai. Quando vedi delle persone sotto un ponte, dei rom che vivono sotto un ponte, se le vedi in televisione forse dici: fanno a vivere così, ma se tu ci capiti davvero lì, è un po' più difficile dire